Benvenuto. Sì, salve, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto oggi l'assessore Meleo ha fatto questa dichiarazione sulla metro C, bisogna accelerare, l'obiettivo è il Colosseo, ha inaugurato la 052. Ecco, quali novità ci sono in cantiere per migliorare il trasporto della capitale? Enrico Stefano. Sì, beh, appunto stamattina abbiamo dato un segnale importante, ovvero che è quello di aumentare l'offerta di trasporto pubblico, quindi lavoriamo costantemente lungo due direttrici, che è quella di ovviamente migliorare l'offerta pubblica, l'offerta del trasporto pubblico esistente, quindi aumentando la velocità commerciale degli autobus, quindi tutto il lavoro che stiamo facendo sulle corsie preferenziali, sulle nuove corsie preferenziali e sulla selezione delle corsie esistenti. E poi anche, come abbiamo fatto stamattina con lo 052, istituire proprio delle nuove linee che vanno a collegare dei quartieri che prima erano sprovvisti di un collegamento, nel caso dello 052 con la linea C, quindi cambiando di fatto la vita, migliorando la vita a diverse centinaia di pendolari e studenti ogni giorno che si servono del trasporto pubblico. Quindi sicuramente un traguardo importante, ma ovviamente è l'inizio di un percorso appunto che stiamo portando avanti in questa città, che mette al primo posto la mobilità pedonale ciclabile e appunto il trasporto pubblico, quindi un lavoro importante. Per quanto riguarda la metro C, siamo riusciti a bloccare i cantieri che erano fermi da mesi, quindi sono ripresi sia il cantiere di Ambaradam e Fonio che il cantiere di Colosseo, e l'obiettivo è cercare di aprire queste stazioni strategiche il prima possibile, però appunto parlare prima del 2021-2022 sarà molto difficile riuscire ad aprirle. Ecco, una domanda, Enrico Stefano, perché l'altro giorno è apparso sui quotidiani questa possibilità che l'ATAC privatizzi pezzi di azienda, soprattutto rispetto alle linee periferiche, è vero o no? Assolutamente no, era, non so sulla base di cosa si è stata riportata questa notizia, ma non è assolutamente priva di fondamento. Insomma, non è nostra intenzione cedere linee di IPL al privato, anche perché tra l'altro sarebbe impossibile, perché il privato già gestisce il 30% linee di superficie, che è il limite previsto, quindi non, anche volendo non sarebbero tecnicamente possibile. Quindi purtroppo non sempre i giornali riportano le informazioni in maniera corretta, di questo me ne dispiace ogni volta, però purtroppo è così. Siamo in questo mondo. Ecco, consigliere Enrico Stefano, invece, io so che lei ama andare in bicicletta, qualche novità sul, diciamo, le piste ciclabili, su questo Grab, ecco, sulla possibilità di offrire ai cittadini di Roma più ciclabili possibili, ecco, a che punto siete su questo? Ma stiamo andando avanti e si sta per concludere il progetto definitivo per quanto riguarda una ciclabile, una bike lane importante, che è quella su via Toscana, che va a ridisegnare proprio una strada che oggi è votata al 100% alle automobili private, e va a dedicare degli spazi importanti anche al trasporto ciclabile. Poi aprirà a breve la